A Videotop come per magia con noi Alex Pettinaroli. Ciao Paolo, ciao amici di Videotop. Pronti? Prima domanda. Sì. Qual è una dei sogni più diffusi tra le persone, secondo te? Volare. No. E la ricchezza, diventare ricchi. Bravo. In modo semplice. Ok? Allora, ti dimostrerò una cosa quest'oggi che può portare effettivamente alla ricchezza. Utilizzeremo questi fogli di carta velina, ma soprattutto un oggetto incredibilmente utile a questo portafoglio scopo. No. Sai questo che cos'è? È un frammento di pietra filosofale. Ah, però quella pietra, sì quasi, l'idea è quella lì, che permette di tramutare in oro qualsiasi cosa essa tocchi. Allora facciamo una piccola dimostrazione oggi, naturalmente utilizzando il nostro mazzo di carte 52 da poker, cuori, fiori, quadri, picche, le conoscete bene. Caro Paolo, non dovrai fare nient'altro che sceglierne una, come sempre. Facciamo in questo modo al tuo stop, quando vuoi. Stop. Qui, ecco qua, prendi la carta, mostrala, posso vederla anch'io, naturalmente. Che carta è? 5 di cuori. Ok Paolo, appoggiala qua, sul primo foglio. Benissimo, spero che si veda bene, perché qua l'idea è quella di sigillarla nella sua bustina, che a sua volta verrà sigillata in una seconda bustina. Tutto questo serve per fare in modo che la pietra possa compiere il miracolo. Si sente, la carta è ancora qua dentro. E poi la terza, il terzo foglio di carta, c'è una piegatura ben precisa che va rispettata. Ed infine l'ultimo. Ora, caro Paolo, lascio a te l'onore e l'onere di posare la pietra filosofale sopra questo pacchettino che contiene il tuo 5 di cuori scelto casualmente. Accidenti. Questione di pochi istanti e la pietra ha già fatto effetto. Te lo dimostro semplicemente riaprendo tutti i nostri fogli di carta. Si vede chiaramente che il tuo 5 di cuori, caro Paolo, si è trasformato. Fantastico! In oro massiccio. Ma presti che poi devo fare delle cose. Potrei. Come per magia, Alex Pettinaroli. Alla prossima, ciao!